Il palco è una delle novità di quest'anno, è più grande ed ha una lingua che porta gli artisti a pochi passi dal pubblico, uno spettacolo dunque ancora più coinvolgente. Oggi è la prima e come per tutti i debutti c'è un'adrenalina maggiore. C'è un'adrenalina incredibile per questa prima di Brindisi Battiti Live 2015. Siamo veramente contenti, poi c'è veramente un fermento anche per la città. Veramente siamo soddisfatti anche come produzione. Abbiamo delle novità incredibili quest'anno. Tra le grandi novità di quest'anno ci sono le conduttrici femminili Maddalena Corvaglia e Celeste Savino che affiancheranno Alan Palmieri. Oh, bello, bello, no, non vedo l'ora di cominciare, insomma, sono entusiasta. L'anno scorso l'ho visto un po' più da vicino, quest'anno ci entro dentro proprio da co-conduttrice, quindi sono onorata, sono contenta, non vedo l'ora. Qualche scherzetto al direttore, ad Alan, lo farai? Non posso dire, mota sono, non posso dire niente. Agitata, emozionata, tutto. Sorpresa? Tutto, 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 tutto. Guarda, stamattina sono andata a dormire alle 4 perché sono col copione qui che ripeto, 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 cerco di prendermi i miei spazi e c'è la strizza, però comunque penso a fare del mio meglio tutto qui. Uno scenario incantevole, un palco bellissimo, una organizzazione perfetta e naturalmente un cast eccezionale. Stasera ci saranno Lorenzo Fragola, Francesca Michelin, Giovanni Caccamo, Bianca Zei, Baby Kay, Giusy Ferreri, Paolo Belli, Clementino, Gue Pecheno, Annalisa e Max Pezzali. L'entusiasmo dei brindisini è facilmente comprensibile. Il countdown, un giorno, un'ora, 59 minuti e 56 secondi, 55. Quando è partito questo countdown? 11 giorni fa. Quindi da 11 giorni state aspettando con ansia questo momento? In tutti gli sfondi. Grandioso, bellissimo. No, meraviglioso, speriamo così altrettanto. Veramente. Ci voleva Brindisi un'iniziativa di questo genere? Sì, bene, bene, benissimo. Ci voleva. Manca da 4-5 anni, manca. Appuntamento dunque a stasera, poco dopo le 21, sul lungomare Regina Margherita a Brindisi. Lo spettacolo totalmente gratuito andrà in onda come sempre su Telenorba, su Radio Norba Television e in FM sulle frequenze di Radio Norba.